Eccoci, bentornati. Come promesso, tratto l'ultimo dei miei arrivi recenti, e cioè la Rintosaka. Per chi non lo sapesse, Rintosaka è una delle tre protagoniste femminili del videogioco di Fate Stay Night, e compare anche nell'anime. Ecco qua, un pochino l'inquadratura. Rispetto a Saber, eccola là, vedi? Saber, che ho recensito poc'anzi. Rispetto a Saber, ha avuto evidentemente meno successo tra i fan, perché sono usciti molti meno modelli rispetto alla guerriera. Va detto che comunque ha avuto più successo rispetto alla sorella Sakura, che è il terzo protagonista femminile di Fate Stay Night, del quale tutto sommato hanno prodotto ancora meno. Ecco, procedo come ho fatto ultimamente con unboxing e tutto. Vi faccio vedere la confezione, le immagini sul retro, immagini sul fianco, belle. Qui la vetrina è frontale e nella parte superiore. Il produttore è sempre Good Smile Company, che è la stessa che ha prodotto la serie delle Saber. A occhio, purtroppo, la scala non è la stessa. Non credo che possano, che stiano benissimo esposte una a fianco all'altra, perché questa Rin, rispetto alla Saber che è in posizione di combattimento, invece è in piedi. Allora, solita confezione di plastica che ha protezione del tutto, brevissime istruzioni che sostanzialmente ci dicono come fare impugnare il pugnale a Rin. Procediamo all'apertura. Ed eccoci, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo aperta. Contenuto della confezione, base. Completamente rifasciata a protezione della stessa, visto che comunque non mi piace rovinare i sacchetti, cercherò di aprirla senza danneggiarla, abbiate pazienza. C'era solo un po' di scotch. Ecco qua la base, e già vedo una cosa che mi piace, cioè questo ha... dov'è la telecamera? Eccoci qua, vedete il piolo, questo è in metallo, è in metallo, lo facessero sempre così. Qui l'hanno messa perché probabilmente il modello, stando in piedi, ha bisogno di maggior sostegno, ma personalmente, se lo facessero sempre in metallo il sostegno, sarei l'uomo più felice, il collezionista più felice del mondo, visto che uno dei punti deboli di questi prodotti è proprio... Allora, ecco Rin, scusatemi che l'ho estratta senza farvela vedere, ancora rifasciata con le plastiche di protezione, è semplicemente stupenda. Io era da anni che aspettavo un modello di Rin veramente bello, perché come personaggio mi piace al pari di Saber, direi, nella serie. Però finora l'unico che ritenevo davvero valido era quello della Kotobukiya, che è il mio possesso, che però era più piccolino, meno dettagliato. Ne esisteva un altro dove c'è lei che salta mentre il Berserk con la mano cerca di coglierlo, non mi ricordo chi è il produttore, però quello è uscito da anni e ormai era molto difficile da recuperare, o molto difficile, più che altro molto costoso. Ecco. Aspettate che tolgo le plastiche di protezione, intanto vi mostro le mani intercambiabili, vedete? Posso togliere le plastiche sfilando le mani, ecco. Perché se voglio, dove poso Rin senza fare il danno? Aspettate un attimo che avvicino una sedia, eccoci. Ecco, la poso un attimo lì, poi la riporto alla vostra attenzione. C'è un set di mani aggiuntive. C'è la mano col simbolo e il medaglione di Rin. Chi ha seguito l'anime dovrebbe riconoscerlo. L'anime in questione non è la serie televisiva, perché in questo caso Rin è ispirata a Unlimited Blade Works, che è il film. E il film si ispira
ha una route, ha una strada differente rispetto a quella che abbiamo visto nell'anime. Come accennavo nella recensione di Saber, Fate Stay Night nasce come avventura testuale, un videogioco in cui ci sono presenti più finali, in cui la storia varia a seconda delle decisioni del giocatore e sostanzialmente anche in base alla ragazza che decide, di cui si innamora. Quindi può essere, c'è la strada di Saber, c'è la strada di Rin e c'è la strada di Sakura, che è un altro dei personaggi presenti. Poi c'è la mano, questa, che come vedete è pronta per impugnare qualcosa. Sì, perché c'era nelle istruzioni il pugnale. C'è la mano, ecco, non so, sì, avvicinandola, la vediamo, vedete queste palline rosse. Le utilizza Rin per lanciare degli incantesimi. Ah, ecco, e volendo c'è un'altra mano in cui impugnare il pugnale. Chissà se potrà con la sinistra. Questa volta dovrò dare un'occhiata alle istruzioni per curiosità. No. Pare che a impugnare il pugnale possa essere solo questa mano. La mano che è qua. Va bene, farò tutte le prove del caso. Credevo. Bene, ora facciamo un'inversione. Tolgo l'ambaradan in plastica e lo metto sulla sedia. Ecco, e riporto lì Rin alla vostra attenzione. Cosa c'è all'interno della confezione? Povera Rin, trattiamola bene. Un pugnale. Che se non sbaglio vanno piantate sulla base. Sì. Adesso l'immagine. Allora, prendiamo Rin. Rin va molto semplicemente poggiata sulla base, incastrata. Ecco. Eccomi. Sono cambiate un po' le cose perché la parte finale del video precedente, l'audio della parte finale del video precedente è andato rovinato, non so come mai, forse ho dei problemi col microfono della mia webcam. Perciò lo sto rigirando, è il giorno dopo, e siamo in una situazione diversa, per cui ho già riposto la confezione, ho già riposto le mani aggiuntive, quindi portate pazienza e accontentatevi di quello che vi faccio vedere. Questo è il modello completo. Rispetto a dove eravamo rimasti, ho attaccato Rin alla base e ho aggiunto le tre spade dietro. Le tre spade dietro sono incastrate, ci sono degli appositi spazi nella base. La base, come si vede, riproduce una porzione di terreno. Tutto sommato è molto bello, comunque meglio secondo me di una base, della normale base piatta, però ci sarebbe stato da qualche parte un logo, come hanno messo per esempio in Saber, che sulla base viene riprodotto il terreno, ma c'è anche il logo della Siri. Comunque, questa è la visuale di Rin. Ecco. Questo è il viso, bellissimo, con i capelli mossi. La posa è tratta da un'art creata apposta per il film, di cui ho già parlato, e che in realtà prevede che alle spalle di Rin ci sia anche Archer. Archer che però in questo caso non è stato aggiunto, non mi sembra, a meno che non esca in seguito, ma di solito i modelli maschili, i personaggi maschili non vengono considerati se non in serie a loro appositamente dedicate. Ecco, questa è una panoramica di Rin, ho fatto cadere una spada, perché le spade sono a incastro ma sono anche molto delicate, delicate, nel senso basta sfiorarle per farle cadere, comunque sono di plastica, non è un grosso problema. Le tre spade sono tutte e tre differenti l'una dall'altra. Secondo me, tutto sommato, potevano anche starcene di più. Comunque, eccoci. Vi ho fatto vedere anche un po' di panzo, che comunque appena accennata, ma vista la gonna corta indossata da Rin, per forza un pochettino si vede. Ecco, per quanto riguarda le mani, come accennavo prima, io ho scelto
per la mano destra quella col pendente di Rin, ma è possibile anche mettere quella con Rin che impugna un pugnale. Ok, è brutto impugnare un pugnale, ma è così. Mentre invece per la mano sinistra ho preferito questa, ecco, con Rin che utilizza le sue pietre magiche, mentre la mano alternativa ha una posa differente, ma non impugna nulla. Per il resto, come accennavo in precedenza, trovo il modello veramente stupendo, è davvero molto molto bello. Se non è il miglior modello di Rin mai uscito, direi che poco ci manca, ma per quanto mi riguarda non saprei quale proporre come modello superiore a questo. Eccoci, come detto, l'incastro è unico, il modello si regge unicamente sulla gamba sinistra. Però il perno sulla base è di metallo e direi che la solidità è assicurata. L'ho maneggiato, ora ve la sto ruotando, ma comunque l'ho già spostata e tutto. Non c'è rischio né che il modello si pieghi, né tutto sommato che l'equilibrio sia precario dello stesso, perché comunque la base è abbastanza ampia. Ecco. Al termine comunque di questa video recensione troverete la solita galleria fotografica che poi posterò anche sul blog. Bene, direi che è tutto, mi scuso per se la situazione è andata un po' così, come detto dovrò verificare se ho dei problemi con il microfono della webcam. È tutto, direi ci vediamo alla prossima video recensione. Ciao e grazie.